Manca ormai poco, il centro commerciale naturale di Atenea e dintorni saranno in realtà. Entro la fine della settimana è atteso infatti il decreto dell'assessore regionale alle attività produttive Marco Venturi, che consentirà di accedere a finanziamenti, aiuti e agevolazioni per riqualificare e rivitalizzare l'intera area del centro storico che è attraversato dalla centrale via Atenea. Nel centro commerciale naturale sono consorziati Comune, Camera di Commercio, Automobile Club, oltre 70 operatori economici della via Atenea e dintorni. Ne fanno parte anche molti commercianti già aderenti all'associazione Via Atenea Friends. Il presidente della Camera di Commercio, Vittorio Messina, presidente del Centro Commerciale Naturale, pensa ad un calendario unico di manifestazioni ed eventi, in modo da prolungare nel tempo la capacità di attrattiva nel centro storico. Il centro commerciale si estende lungo l'arteria principale della città e per i 200 metri a destra e a sinistra fino a Via San Gerlando e Via Empedocle. Abbiamo già anticipato i tempi, afferma Messina. Ed abbiamo pronto un progetto elaborato sulle linee guida redatte con la consulenza del professor Giuseppe Carta. Attraverso il centro commerciale naturale potremmo programmare e progettare una serie di attività con obiettivi a medio e lungo termine, ma guarderemo anche, conclude Messina, ai problemi quotidiani e alle possibili soluzioni.